hai tazzini. Buona. E dai, madonna. Chiediamo a tutti i partecipanti di potersi accomodare qui. Chiunque vuole si può accomodare alle sedie. Benvenuti per la cerimonia di inaugurazione del Farmia Festival 900, la prima edizione del festival dedicato al secolo scorso, in particolare quest'anno alla prima guerra mondiale, a 100 anni dal primo conflitto. Il festival è fortemente voluto dal comune di Formia ed organizzato in collaborazione con l'IPAPA Santissima Annunziata e la Fondazione Alzaia. Saranno 18 giorni di eventi, 60, in particolare il cuore della manifestazione saranno le scuole, vedete seduti in prima fila tutti i volontari dei 9 istituti coinvolti all'interno del festival. Stamattina presso il liceo classico c'è stata la prima lezione di storia con il professor Luigi Mascelli Migliorini, che ci ha aiutato anche nel coordinamento scientifico dell'intero festival. Sempre stamattina c'è stata la riunione della giuria del premio internazionale Vittorio Foa, la cui cerimonia di premiazione chiuderà il festival il 18 ottobre, e c'è in particolare il presidente della giuria, il professor Carlo Ginzburg, che proprio si può accomodare anche lui per un saluto.
questi 60 giorni di eventi saranno caratterizzati da tantissimi appuntamenti sparsi nella città di Formia, quindi non solo al centro, non soltanto nei luoghi istituzionali come la Sala TV o l'ex archivio storico Sala Boffa, ma anche in luoghi della città come il Parco di Curtis, come la Torre Gaetani di Marano, il Teatro Remigio Paone, la Torre di Mola, il Teatro Bertolt Brecht. Tantissime saranno infatti le realtà coinvolte all'interno del festival, ed in particolare non soltanto le scuole, l'altro soggetto sono le associazioni del comprensorio che animeranno i 60 giorni di eventi. Ringraziamo la banda Scipione Città di Formia che ci ha introdotto, diretta ovviamente dal maestro Di Maio, che ci sta introducendo in questa inaugurazione. Vorrei far fare un saluto al presidente della giuria del Premio FOA, al professor Carlo Ghisbo. Sì, buonasera, sono colto di sorpresa. Comunque voglio dire anzitutto la mia gratitudine per avermi invitato a questa iniziativa che diciamo è legata a una persona che mi è stata carissima e che, a cui Formia era estremamente cara, Vittorio Foa. E Vittorio Foa ha passato qui degli anni molto belli e si era legato profondamente, lo ricordavamo prima con il sindaco Sandro Bartolomeo, si era legato profondamente a questa città, e quindi penso che l'omaggio che gli viene reso è un omaggio che gli avrebbe fatto un grandissimo piacere. E devo dire che io sono rimasto ammirato dalla arrivando qui ieri sera, parlando con le persone che lavorano a questo evento che durerà 18 giorni, sono rimasto ammirato dalla vivacità, energia associativa, la energia culturale che si sprigiona da questa città, lo dico in tutta sincerità, non mi aspettavo qualcosa del genere e sono rimasto veramente ammirato e stupito. E quindi niente, volevo solo dire questo, ringraziarvi ancora e augurarvi una buona, lunga serie di eventi in questa bellissima città. Grazie. Passa ora la parola al primo cittadino, Sandro Bartolomeo. Devo dire che i complimenti alla nostra città da parte del professor Ghisbo sono graditi e sono anche uno stimolo per continuare ad arricchire questa città di strumenti e di momenti che possano dal punto di vista culturale farla diventare sempre più appetibile e più interessante. Questo perché, lo dico in premessa, la cultura non è e non può essere esclusivamente un'attività per pochi. Deve diventare, in una città come la nostra, che è di fatto il capoluogo del Lazio meridionale, di un vasto territorio, deve diventare l'elemento portante anche di un modello di sviluppo. Non è solo in questa iniziativa, che pure ha la sua grande importanza. È in tutto quello che in questi anni stiamo tentando di fare, con il recupero del patrimonio archeologico e artistico, con la messa a disposizione di strutture capaci di attrarre i movimenti e le organizzazioni che hanno voglia di fare cultura. Formia è in questo momento una città forse la più ricca in assoluto di associazioni dell'intera provincia, e soprattutto il coinvolgimento delle scuole, che sono dal punto di vista, diciamo, della resa del nostro investimento il capitale più grande che noi abbiamo. Una città che ha ogni livello di scuola superiore può, e mio parere deve, creare occasioni per cui questo sistema entri in piena sinergia con tutte le nostre iniziative. Credo
il Festival del Novecento è intitolato, lo ha ricordato il professor Ginzburg, a Vittorio Foa, uno straordinario intellettuale, uomo politico e sindacalista del Novecento italiano, padre costituente, che è riuscito in una maniera semplice, direi umile, a legarsi a questa città e a trovare con questa città tutta una serie di una comunicazione costante, continua. Al centro di questa comunicazione ci sono state le scuole. Le sue lezioni al liceo classico sono state memorabili, sono raccolte anche in testi pubblicati e sono a mio parere anche l'aspetto che più interessava Vittorio Foa come uomo di azione, non solo come intellettuale, e cioè coinvolgere quanto più possibile i giovani nella crescita culturale, nella conoscenza della storia, nell'avvicinamento alla politica e alla società nel modo più corretto in cui questo potesse avvenire. Vittorio è scomparso 6 anni fa e noi abbiamo ritenuto di dover ricordare questa figura come? Nel modo che a nostro parere è il più, come dire, adeguato a quello che Vittorio ha rappresentato per tanti anni, e cioè la possibilità di utilizzare la sua figura per parlare del secolo di cui lui è stato un grande protagonista, il Novecento italiano e il Novecento internazionale. È un tema difficile, complesso, noi lo stiamo approcciando anche con una certa umiltà, perché non è assolutamente scontato che tutto quello che facciamo in questa prima edizione sia il meglio che si possa fare, però con una giuria qualificata capeggiata dal professor Ginzburg e con anche l'apporto di tantissimi altri uomini di cultura, intellettuali, con la vicinanza della famiglia, voglio ricordare le due figlie di Vittorio, Anna e Bettina, tutto questo ci sembra un obiettivo alla nostra portata, che io mi auguro continuerà anche nei prossimi anni. Il senso di questi giorni non è un senso spettacolare, non dobbiamo stupire nulla e nessuno con le nostre iniziative, però saremo presenti praticamente in tutte le scuole, avvicineremo centinaia e centinaia di studenti, avremo alcune iniziative che coinvolgono la città, faremo tutto quello che è necessario con umiltà e discrezione anche per far sentire a tutti il messaggio che vogliamo in un qualche modo inviare. Organizzare il premio è stata un'operazione complessa. Domani nella sala Ribot la giuria presieduta dal professor Carlo Ginzburg comunicherà i vincitori saranno presenti nella serata finale del premio, si terrà presso l'auditorium, che è il luogo che abbiamo voluto intitolare in mia permanente a Vittorio Foa. E adesso, diciamo, dopo questa prima edizione vogliamo anche trarne le somme, fare le dovute verifiche, perché il prossimo anno vogliamo essere ancora più capaci di coinvolgere, di ampliare la presenza di ospiti nazionali e internazionali, insomma di far diventare questo anche un evento per la città e che possa anche sostenerne lo sviluppo turistico e quindi la sua dimensione economica. Perché no? Anche queste cose sono importanti se riusciamo a metterle tutte in rete. Ringraziamento particolare lo voglio fare agli amici dell'IBAB Santissima Annunziata, che hanno collaborato insieme all'assessorato alla cultura, alla professoressa Manzo, ai nostri operatori del comune, hanno collaborato con grandissima professionalità e voglio dire, senza il loro aiuto forse non saremmo riusciti a farlo il festival, quindi li voglio ringraziare sentitamente
e dire loro che questa collaborazione continuerà anche su altri piani e in altri campi. Questo è quello che io volevo comunicare in questo momento. Un ultimissimo pensiero lo voglio dedicare a Vittorio. Vittorio è stato per me, ma credo anche per tanti altri, una persona particolare, perché un intellettuale, un uomo dalla personalità così complessa, alcune volte si può vivere come una persona distante, come una persona, come dire, da osservare e basta. Vittorio è stato tutt'altro, è stata una persona che si è fatta penetrare da tutti quanti noi. E io credo, e lo dico anche con un senso di commozione, credetemi, credo che questo è il più bel regalo che lui abbia fatto singolarmente a ciascuno di noi e complessivamente a tutti noi. Ecco perché è difficile dimenticare Vittorio, non potevamo farlo, proprio perché, nonostante sono 6 anni che Vittorio è scomparso, è dentro di noi, dentro molti di noi, con grandissima, straordinaria attualità. E questo è il più bel regalo che lui poteva fare a questa città, di cui vorrei ricordare a tutti, Vittorio Foa è anche cittadino onorario. Grazie.
del Famia Festival 900, mutuando un noto verso di Eugenio Montale. Ci leggono alcune poesie e alcuni brani tratti dall'antologia che porta questo titolo, dei poeti della Prima Guerra Mondiale, gli allievi della scuola di teatro del Bertolt Brecht e Pompeo Perrone, che è in rappresentanza dei Teatri Uniti del Golfo. Fra cent'anni, di Triussa. Da qui a cent'anni, quando ritroveranno nel zappala terra i resti dei poveri soldati morti ammazzati in guerra, pensate un po', che Montarozzo d'ossa, che fricandò dei teschi, scopperà fuori dalla terra smossa. Saranno eroi tedeschi, francesi, russi, inglesi, di tutti i paesi. O gialla, o rossa, o nera, ognuno avrà difesa una bandiera. Qualunque sia la patria, o brutta o bella, sarà morto per quella. Ma lì sotto, però, diventeranno tutti compagni, senza nessuna differenza. Nell'occhio vuoto e fondo, non ci sarà né l'odio né l'amore per le cose del mondo. Nella bocca scarnita non resterà che l'ultima risata alla minchionatura della vita. E diranno fra loro: solo adesso ci avemo perlomeno la speranza di godesse la pace e l'uguaglianza che ci hanno predicato tanto spesso. San Martino del Carso, di Giuseppe Ungaretti. Di queste case non c'è rimasto che qualche brandello di muro esposto all'aria. Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto nei cimiteri. Ma nel cuore nessuna croce manca. Innalzata di sentinella, a che? Sono morti, cuore malato, perché io guardi al mio cuore come a uno straziato paese qualche volta. Valloncello dell'albero isolato, il 27 agosto 1916. Vabbè. Provo con la poca luce che ho a leggere, volevo spostarmi un attimo, se si può spostare il microfono. Intanto me lo sposto un attimo. Mi metto un po' più alla luce. No, sposto niente. Mi serve il lampio. Grazie. Sono delle riflessioni sul tema della luce di Andrea Cortellesi, un critico letterario, appunto nell'introduzione di questa bellissima antologia poetica sui testi della poesia nel periodo della Prima Guerra Mondiale. Che l'Europa si trovasse nell'estate del 14 al crepuscolo tra due ere venne percepito da diversi protagonisti di quella stagione. È celebre la battuta che abbiamo sentito anche nel video del ministro degli esteri inglese Edward Grey la sera del giorno in cui il suo paese metteva guerra contro la Germania. Le luci si stanno spegnendo su tutta l'Europa, nel corso della nostra vita non le vedremo più accese. La metafora della notte della civiltà, incorniciata dal tramonto dell'ultima estate di pace e dall'attesa di un'alba di redenzione, è dettata, scusatemi, ho bisogno di più luce, è dettata da una concezione di civiltà che, come si è visto, tutto ci può non ci può più apparire innocente, ma realmente gli anni della Grande Guerra segnarono una soluzione di continuità nella storia dell'umanità, proprio in termini luministici, cioè di luce. Queste tuttavia sono metafore, mentre quella della luce sui campi di battaglia, e non solo, quanto vi dico, era
per i soldati innanzitutto un problema pratico, spesso alla lettera, questione di vita e di morte. Gli elementi più radicalmente disumanizzanti della guerra tecnologica si impongono al soggetto che li percepisce con la massima immediatezza sensoriale, prima di tutto il caos uditivo, ma soprattutto, alla fine ancora più perturbante, il capovolgimento dei ritmi di illuminazione. La luce del giorno, oscurata dai fumi e dalle ceneri della battaglia, dalle polveri e dal gas, e l'oscurità della notte, squarciata dall'illuminazione artificiale, dai riflettori e dai razzi bengala. La guerra, per la prima volta, non solo sovverte le prospettive culturali e sociali dei combattenti, ma mette radicalmente in forse lo stesso ciclo naturale della loro esistenza quotidiana. Non c'è più il giorno, come non c'è più la notte. Il paesaggio è immerso in un eterno, ambiguo crepuscolo, come resta fissato nella memoria di Montale, appunto. Le notti chiare erano tutte un'alba, vissuta alla luce particolare della serata. Grazie. Li vedete qui tutti in maglietta bianca, sono i volontari, i protagonisti del nostro festival, che adesso ci leggono in 10 battute alcuni fatti salienti della Prima Guerra Mondiale. Come ti chiami? Fatima. Roberta. La lunghezza ottenuta allineando le trincee scavate ammentava circa 40.250 km, una lunghezza sufficiente a circondare tutta la Terra, fonte History Channel NASA. Più di 9 milioni di soldati persero la vita durante il conflitto, 21 milioni furono feriti. Le vittime civili ammontarono a 10 milioni, fonte History Channel. La Grande Guerra fu il primo conflitto in cui fu un impiatto significativo di carri armati, aeroplani e sottomarini, fonte BBC. Il costo finanziario totale della guerra si stima intorno ai 186 miliardi di dollari, l'equivalente di 2 trilioni di dollari odierni, fonte Business Insider. Dopo la guerra, la Germania fu costretta a pagare un risarcimento di 64 miliardi di dollari in oro. L'ultimo dei pagamenti dovuti è stato versato nel 2010, fonte Daily Telegraph. I soldati improvvisarono delle maschere antigas utilizzando della biancheria imbevuta di urina, fonte First World War di Filman. Il giorno di Natale del 1914 ci fu una tregua spontanea sul fronte occidentale. I successivi tentativi di cessate il fuoco durante le festività furono fermati dagli ufficiali, History Channel. L'armistizio fu firmato alle 5 dell'11 novembre 1918, ma il cessate il fuoco divenne effettivo alle 11. Ci furono circa 11.000 vittime quel giorno, l'equivalente tra le vittime totale tra gli alleati dello sbarco in Normandia durante la Seconda Guerra Mondiale. Fonte BBC. 40 milioni di animali, fra cavalli, cani, piccioni viaggiatori, morirono in battaglia al servizio delle truppe armate. Fonte Daily Mail. Il presidente Woodrow Wilson vinse il suo secondo mandato nel 1916 usando lo slogan «Ci ha tenuti fuori dalla guerra». Nel 1917 fece entrare gli Stati Uniti in guerra contro la Germania. Fonte The White House Website. Prima di lasciare la parola e il saluto alla banda Città di Formia, alcuni appuntamenti. Dopo l'ultima esibizione della banda ci sarà la proiezione di un film introdotto da Alessandro Izzi, nostro critico cinematografico, che guiderà anche i cineforum nelle scuole in questi 18 giorni. Il film è Il flauto magico, vi invitiamo quindi a rimanere con noi. Vi ricordo anche gli appuntamenti di domani. Domani alle ore 12.30, come diceva anche il sindaco, c'è una conferenza stampa aperta al pubblico con l'annuncio dei vincitori del premio internazionale Vittorio Foa.
Inoltre, domani pomeriggio alle ore 18.30 presso il caffè letterario Leggendaria in via Vitruvio 398 ci sarà il primo appuntamento di Pagine dal Novecento Qui, che è una serie di presentazioni di libri sul Novecento, ed in particolare c'è la presentazione del libro C'è del muschio in terza A di Giancarlo Loffarelli, e presenta proprio il sindaco Sandro Bartolomeo. Tutta la rassegna di Pagine dal Novecento Qui è curata dalla Libreria di Margherita, partner del festival. Quindi vi invitiamo a rimanere, buona serata e grazie a tutti. Vittorio Fo ha avuto un legame molto particolare con questa città, un legame non episodico, ma durato 20 anni, forse anche di più, e non solo di tipo abitativo. Ha avuto un legame con la città in senso più globale, ha avuto un legame con tantissime persone che lui ha avuto modo di conoscere e che tra l'altro desiderava conoscere con le istituzioni di questa città, e quindi in un qualche modo ne è diventato parte. Nonostante la sua età e nonostante Vittorio ovviamente fosse nato qui, poi perché Vittorio rappresenta come figura di politico, di intellettuale, di sindacalista, io credo una persona molto originale, molto fuori dagli schemi, un uomo che pienamente, come dire, inserito nelle istituzioni, ma anche con una sua capacità di essere critico, di essere, come dire, sempre molto originale, mai banale, mai scontato. Era una delle
caratteristiche di Vittorio. Quando si conversava con lui era difficile che gli desse una risposta scontata, era quasi un mezzo quello di cercare le risposte meno scontate. Poi personalmente, questo lo dico solo come aspetto personale, questo ha favorito anche la nascita di una grande amicizia con lui, con i suoi familiari e con i suoi tanti amici, perché questa è stata un'altra caratteristica di Vittorio. Lui queste cose le metteva in comune con tutti, le socializzava. Sceglie un piano sequenza, così un piano sequenza. Ricorda magari qualche aneddoto, qualche episodio particolare legato alla cultura. Sono state talmente tante le occasioni, i momenti vissuti con lui, che mi riesce, visto che questa sera è una serata diciamo istituzionale. Vittorio, tranne quest'ultima volta, ha partecipato, ma con passione, a tutte le mie lezioni da sindaco. Era ricco di consigli, era sempre attento a dire la sua, era una persona anche diciamo da questo punto di vista molto affettuosa, molto, molto vicina. Poi ripeto, quello che io ricordo con la cosa più simpatica che ricordo, la posso raccontare? In una serata con una, con un insegnante, un preside, il tema era il partito, giustizia e libertà, il partito d'azione, e questo che desiderava sostanzialmente spiegare a Vittorio cosa fosse giustizia e libertà e partito d'azione. Vittorio, non volendo entrare in polemica, spegne la protesi acustica e quindi non sente più. Lui aveva una protesi acustica. Questa era Vittorio. E allora sono già anche spontaneo chiedersi come nasce l'idea di fare un festival al 900 qui a Bologna. Posso fermarmi un attimo, vi do un microfono, così si sente bene. Sì. Adesso dovrebbe sentirsi un po' meglio. Ok. Quindi sorge spontaneo chiedersi come nasce l'idea di fare un festival sul Novecento qui a Formia, un festival della durata di circa 18 giorni, piuttosto che fare una giornata unica di commemorazione. Ma tutte le città adesso sono alla ricerca di momenti, diciamo anche di dibattito, di iniziative culturali ampi. E noi pensiamo che sfruttare l'opportunità che una figura come quella di Vittorio ci consente sia un arricchimento per la vita culturale di questa città. Noi non abbiamo voluto realizzare un evento, l'evento poi secondo me lascia molto poco come contributo a una città. In questi 18 giorni noi saremo presenti in tante parti della città, ma soprattutto nelle scuole. Noi vogliamo che questa peculiarità, diciamo, del Festival del Novecento resti, in associazione al premio, la caratteristica fondante di questa iniziativa. Il prossimo anno vogliamo ragionare sul periodo, sul tempo, che forse per coniugarla anche meglio a una presenza turistica rispetto agli eventi, cercheremo di anticipare a settembre, ma sono valutazioni che dovremo fare con il premio, con la giuria. Non abbiamo deciso ancora nulla, però a noi interessa moltissimo il coinvolgimento ampio dell'intera città. Quindi il festival non può durare poco, proprio perché, ripeto, non è un evento singolo che poi lascerebbe il tempo che trova. La domanda è per il nostro presidente di giuria. Quali saranno i criteri col quale avete deciso di dare il premio Vittorio Fo al vincitore? Con quali criteri è stato scelto? E il criterio è uno solo, cioè la qualità. La risposta è molto semplice. Nessun'altra considerazione, solo la qualità. Siamo stati esigenti, abbiamo trovato delle opere di qualità e quindi siamo stati lieti di premiarle.
La domanda è sempre rivolta a lei. Abbiamo anche sentito che sono arrivate delle richieste anche dall'estero per ottenere questo premio FOA. Cosa ha spinto a questo successo di questo premio? Ma qui la domanda va fatta agli organizzatori e le organizzatrici, cioè c'è stata effettivamente una comunicazione che ha superato i confini non solo di Formia ma anche dell'Italia, quindi bisogna congratularsi con loro. Credo che effettivamente questo premio abbia avuto un eco, abbiamo visto dalla rassegna stampa, notevole, e quindi c'è da ben sperare per le prossime edizioni. Una domanda al sindaco. Buonasera, secondo lei questo appuntamento, questo festival può diventare un cult per la vita di Formia? È esattamente quello a cui miriamo. Cioè noi vogliamo che nel tempo diventi non solo un momento culturale capace di stimolare la vita associativa, noi vogliamo che diventi anche un appuntamento che si integri con alcuni aspetti del turismo a livello locale, che possa favorire anche un incoming turistico reale. Per questo dicevo che dobbiamo cercare di trovargli una collocazione in termini temporali forse diversa, perché stasera siamo fortunati, è una bellissima serata, però non è che a ottobre puoi sempre contare su serate di questo genere. Secondo, nella misura in cui noi lo facciamo diventare anche un fatto rilevante dal punto di vista della vita turistica, economica, cittadina, il festival può crescere di interesse e di importanza, e può, quest'anno abbiamo già varcato i limiti anche regionali, nazionali, anche stati dei rapporti internazionali, ma io credo che i festival crescano, no, con le varie edizioni, non è io credo che tra 5 anni questa iniziativa sarà molto più grande di come non sia adesso. Quest'anno il festival è dedicato specificamente al grande Vittorio Foa. Negli anni prossimi il Vittorio Foa sarà sempre una figura protagonista o verrà sostituito da altri grandi? No, Vittorio Foa è l'uomo a cui è dedicato il festival. Cambieranno i temi del festival. Quest'anno è il Novecento, il prossimo anno potrà essere un altro tema, ovviamente. Vittorio resta la persona a cui il festival è dedicato, e noi vogliamo che i cittadini negli anni poi si interroghino chi era Vittorio Foa, perché questa città è così legata a questo nome, che cosa del pensiero di Foa c'è di straordinariamente attuale. Questa è una cosa di cui il festival si dovrà interessare anche nei prossimi anni, ma naturalmente anche con una capacità di spaziare su temi diversi da quello attuale, ma Vittorio resta al centro come persona a cui il festival è dedicato. Posso dire la mia a voi ragazzi? Vittorio Foa ha già fatto, per un santo laico, ha fatto già un miracolo. Ci ha liberato via Vitruvio dai romani, dalle bighe. Signora, lei deve sapere. Siete arrivati voi a diventare dei volontari nell'ambito di questo festival? Come ci siete arrivati? Come lo vedete questo festival? Praticamente a scuola ne abbiamo parlato, i nostri professori ce ne hanno parlato e ci hanno chiesto chi voleva partecipare, ci hanno dato naturalmente il modulo e almeno io che sono qui ho pensato potesse essere un'esperienza e soprattutto allargare i miei orizzonti, anche perché non capitano spesso queste occasioni a Formia, a parte le notti di Cicerone, quindi mi sembrava doveroso parteciparvi anche per diciamo sentirmi più parte della città. Io personalmente sono stata spinta un po' dalla curiosità, diciamo il Novecento è il periodo che ho iniziato a studiare quest'anno, quindi ho pensato che questo potesse essere un momento di diciamo accrescimento delle mie conoscenze, un modo per saperne un po' di più anche attraverso metodi diversi che non sono quelli magari del testo scolastico.
Sì, vabbè, anche io a scuola ne ho sentito parlare. Comunque devo dire che questa cosa per i volontari è stata pubblicizzata molto. Ho visto che ci sono stati anche degli articoli su internet che promuovevano i ragazzi a fare questa esperienza. E comunque credo sia una buona esperienza perché ci aiuta a migliorare le nostre conoscenze e la nostra formazione. Noi l'abbiamo saputo anche noi attraverso la scuola, solo che noi ne eravamo a conoscenza anche da un po' prima, perché facevamo parte già di Forum News, quindi ne eravamo già a corrente.